Inizio a giocare da ragazzino, come tutti i ragazzini all'età di 14, 15, fino a una certa età giocavo a calcio balilla. Però poi la vita ti porta ad altre situazioni, ad altre scelte, e avevo un pochino mollato il calcio balilla. Nel 2019 sono stato, diciamo, interpellato da Alfredo Finanze e da Angelo Lavia, sapendo questa mia passione, se volevo partecipare a questi incontri, volevo essere inserito nella società. L'ho fatto con piacere, perché anch'io mi occupo di inclusione. Tra l'altro, posso dirlo tranquillamente, io sono il rappresentante territoriale dell'ANGLAT, che è una società a livello nazionale che si occupa di disabilità, va bene? E sono conosciuto nell'ambito delle attività per diversamente abili e ho partecipato anche con un buon, diciamo, risultato, perché l'anno scorso, come già ha detto il presidente Alfredo Finanze, io ho partecipato sia alla Coppa Italia che al campione italiano in coppia. Nella Coppa Italia siamo stati quinti, invece nel campione italiano abbiamo vinto la medaglia di bronzo, siamo stati al terzo posto. Comunque, questo è uno sport che sta crescendo, in effetti anche nella società ci sono sempre più atleti, e speriamo che vada avanti così. Il consiglio magari a chi è indeciso, ecco, cioè quanto è importante uscire di casa, impegnarsi? Allora, io suggerisco, più che consiglio, suggerisco di provarci, perché lo sport del calcio balilla, oltre ad essere uno sport, è anche inclusione. Si conosce tanta gente, si chiacchiera, si scambiano idee, ecco, non è solo lo sport a sé stante, ma è un momento di aggregazione. Un momento di aggregazione, perché ancora oggi purtroppo ci sono quelle barriere culturali e mentali di cui parlavano poco fa. Ancora oggi, ripeto, ci sono ragazzi che non escono di casa perché hanno il timore di non potersi muovere. In effetti, qui approfitto di questa occasione per dire all'amministrazione comunale di continuare a migliorare l'accessibilità per la mobilità della persona con ridotta mobilità. Stanno facendo qualcosa, ma tanto si deve fare, e si deve fare ancora meglio.